Adesso passiamo a presentare la band, accennavamo prima, cioè i Barred From Hell. Esatto. Band, come anticipavamo, fiorentina di Firenze, nata nel 2011, e che però anche se non relativamente poco tempo, comunque esatto, già molto super attivi. Produttiva, super attiva, tanti live, sì, attivo. Che sono la cosa più importante, soprattutto se si vuol far conoscere il proprio pensiero musicale. Loro esatto. Sono fautori di un death metal melodico, un bel death metal melodico che alterna, insomma, delle parti un po' più serrate, altre un po' più comunque ritmate. E insomma è una gran bella band che, come leggevamo oggi dalla biografia, insomma, è stata una, direi, dopo diversi cambi di line up, insomma, si è attestata su ormai stabilmente con una line up formata da Fabio Giacalone alla voce, Leonardo Roina alla lead guitar, Daniele Cisternino alla chitarra ritmica, Mattia Montesano alle tastiere, Marco Fiorindi al basso e Alvarez Garcia alla batteria. Esatto. Bene, ora io direi di ascoltare, esatto, ci ascoltiamo uno, il primo pezzo tratto da loro, diciamo, questo EP sostanzialmente, da loro prodotto, Nightmare, e ascoltiamo proprio, diciamo, la Nightmare title track. Esatto, loro sono i Barred From Hell, Nightmare. Su questo sottofondo un po' proprio nightmariano, no? Bravo. La parte finale del pezzo Nightmare dei Barred From Hell, insomma, è la, ripeto, come si è potuto vincere dall'ascolto, che ci sono delle parti alternate. A me, sarà che sono batterista, piacciono molto questi i cambi di tempo, non amo le cose statiche, infatti sai che non amo il metal, quello brutal, tutto uguale, tutto a 3000, diciamo, sì, con dei cambi simpatici, è vero? Così bravissimo. Bravo. Sei bravissimo. Grazie. Beh, ricordiamo agli ascoltatori che questi erano i Barred From Hell. Ora ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone dal titolo Hate, di questo loro questa loro fatica discografica. E ricordiamo anche al pubblico che pagante. No, a parte tutto soprattutto il fatto che sia una band che comunque è abbastanza valida, lo si comprende dalle diverse presenze in ambito live con gruppi di un certo spessore, no? Sì, ricordiamo che hanno suonato qualche tempo fa hanno condiviso il palco con i Rotting Christ e prossimamente nel mese di aprile suoneranno insieme a Cryptopsy, Cattle Decapitation e Decrepit Beef, quindi diciamo un bill di tutto rispetto per una band italiana che come potrete notare merita, insomma, di poter suonare con queste grandi band internazionali e di poter andare avanti. Quindi invece di parlare solamente, esatto, o di parlarne solamente, conviene ascoltare quest'altro pezzo e niete, se sono all'ascolto li salutiamo facendogli un grande in bocca al lupo per i prossimi concerti, per questa bellissima serata che si terrà ad aprile. Certo. E se hanno voglia di contattarci di nuovo, sanno tutto, indirizzo email, di casa tua dove si trova. Ti vedo preparato, ti ho educato e ammaestrato bene. Meglio di Razzi con i suoi pampini. Oh, questo è il secondo pezzo dopo, diciamo il primo in realtà dell'album, del mini album, dell'EP, perché il primo è un overture sostanzialmente, è intitolata Eight, e noi ve la dedichiamo tutta. Oh,
Oh, questi erano i Katsuti Banned From Hell. Noi li risalutiamo e andiamo avanti con la trasmissione.